Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Quest'oggi iniziamo insieme il DLC di Resident Evil 4 Remake, ovvero Separate Ways. È uscito già da qualche settimana, ma lo sto recuperando soltanto ora perché ero molto impegnato con Lies of P. Ma adesso che Lies of P l'ho terminato, sicuramente la serie sul canale è ancora in corso, ma io il gioco l'ho finito ragazzi, posso buttarmi su questo DLC che attendevo veramente tanto. Ne ho sentito parlare anche molto bene. Praticamente andremo a ripercorrere tutti gli eventi che abbiamo già vissuto, che abbiamo già visto nei panni di Leon, ma questa volta però saremo nei panni della bellissima Ada Wong. Sono molto curioso. Adesso è passato parecchio dall'ultima volta che ho avviato Resident Evil, ragazzi, quindi mi fa molto piacere. Dunque, iniziamo subito. Ovviamente, ragazzi, difficoltà normale. Ecco Luis. È in cella. Parece que me toca bailar, hermano. Non è così che si finisce un ballo. Eccola. Le tue preferite, o sbaglio? Tempismo perfetto, Ada. Sai, non mi piace molto essere legato. Eh sì. Devo ringraziarti. Quei maledetti monaci mi hanno portato via proprio tutto. Compresa l'ambra? No, sono furbo, l'ho nascosta giusto in tempo. Fammi strada. Con piacere. E si inizia. Bene, di qua. È vicina? Non proprio, ma è al sicuro. Niente ambra, niente patto. Lo sai bene. Tranquilla, tranquilla. A che ti serve? Erbettina. Non lo so, per ora. Guardate come sculetta Ada. Abbiamo compagnia, ci stanno cercando. Ma noi siamo superiori, ok? Ricevuto. Vai su, Luis. Arriva e listo. Salve. Prendi l'ambra.
Ci vediamo dopo. No! Aspetta, che razza di uomo lascia una donna? Ma gli ha messo un... Ci vediamo alla chiesa. Ma una microspia. Okay? Uno di quegli affarini per localizzarlo. E siamo soli. Bella e cazzuta, ragazzi. Questo qui l'abbiamo mai affrontato? Non mi ricordo. In testa. Occhio. Ah, ho sbagliato. Scusa, Ada. Merda, che fa? Che cosa succede? È un'allucinazione. Trovata. Aia. È sparito. Non tornare. Dirigiti verso l'uscita. Ok. Devo riprenderci un po' la mano con i tasti, ragazzi. Ci facciamo un giretto per vedere se riusciamo a raccattare qualcosa. Questo sicuramente sarà chiuso, questo non portone. Di qua. Non di qua. Però vorrei anche spippolare un po' in giro, se possibile. I vasi li possiamo sempre sfasciare. Chissà se Leon è già arrivato. Allora, mappa. Per di qua, ok. Stiamo andando giusti. Poi, la valigetta, ok. Abbiamo uno spray medico, l'erbettina, qualche bombetta, il mitra abbiamo già, la mitragliatrice. Questo è il castello. Centrale, mi riceve? Luisa ha nascosto l'ambra, ma l'ho già mandato a recuperarla. Centrale, mi riceve? Ti ascolto. Continua. Purtroppo abbiamo avuto degli imprevisti. Quindi? Che pensi di fare al riguardo? Luis è già diretto verso la chiesa. Tengo d'occhio i suoi movimenti. Molto bene. Allora farei meglio a sbrigarti. Ok. Devo confermare il percorso. Do un'occhiata all'area circostante. Lancia rampino. Bello. Quindi dobbiamo raggiungere la chiesa. Conosciamo bene il posto. È lì che devo andare.
Meglio restare in alto. Tu sai come fare. Per non dimenticarti della missione, Lambra. L'unica cosa che conta. Finisci la tua piccola gita e portamela. Tutto chiaro. Ma prima faccio un bel giro turistico. Bel giro, sì. Allora, questo era l'ingresso più o meno del castello, dove c'erano i cannoni, se non mi sbaglio. Là. Se riusciamo a seccarli silenziosamente. È che il coltello si sfascia. Bracciale sontuoso. Attenzione, mi hanno sgambato. Eccoli. Aia, oh, oh. Bastardi. Questa è stata una bastardata. Stavo usando il rampino. Attenzione, attenzione, attenzione. Il prossimo. Dobbiamo capire dove dobbiamo andare, ragazzi. Per di qua? Non lo so. Rubino. Qui c'è uno screen. Fermaglio elegante, ok. Sali qua, vai qui. Mirino, oh, attenzione, attenzione, fermi, fermi, fucile da cecchino. E montiamo subito, vai, monta. Beh, dobbiamo sollevare il cannone, ok, ci siamo. E uno, e due, e tre. Ha funzionato.
E in quanti siete? Colpo secco. Porca. Fanno male, ragazzi, eh? Mica scherzano. Potevo anche aggirarli, però. È andata così. No! Volevo prendere lo scrigno. Aprire lo scrigno. Qua. C'è un rubino. Vai, vai, vai! Senza rancore. Questa parte la facciamo anche con Leon, ragazzi, però non così tanto. Cioè, se non mi sbaglio, con Leon ci limitiamo ad usare il cannone per sfondare l'ingresso. Per sfondare il portone. Poi, probabilmente... Pianta rossa, perfetto. Farò tanti, tantissimi riferimenti alla storia principale, ragazzi. A quella vissuta nei panni di Leon, quindi. Mi sentirete molto parlare quasi fuori da qui. Di Leon e del percorso che abbiamo compiuto con lui. È ancora vivo sto stronzo, lo sapevo io. Capitolo terminato, ok. Quindi vuole che io recuperi l'ambra. Un oggetto che sembra pericoloso. Mi domando in che modo abbia intenzione di usarla e chi ne pagherà le conseguenze. Perché c'è sempre qualcuno che deve pagarle. Ma è meglio non saperne nulla. Io l'avevo capito e l'avevo accettato. Finché quella notte a Raccoon City ha cambiato tutto. Molto molto bello, ragazzi, veramente bello. Mi sto dirigendo al punto d'incontro con Luis. C'è sempre più fermento tra Los Illuminados. Non ti distrarre. Ricevuto, passo e chiudo. La chiesa dovrebbe Capitolo 2. E qui ci fermiamo, ragazzi. Sì.
Non sono uscito lunghissimo questo primo episodio, ma sto pensando di portare un capitolo a episodio. Adesso dobbiamo dirigerci verso la chiesa per incontrarci con Luis, quindi proseguiremo il prossimo episodio, ragazzi. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre, se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.